Fine primo tempo tra Magici e Blue Island, partita per il momento sulla 1-1, molto equilibrata. Tu hai salvato molte volte la porta, che mi dici? Siamo un po' in emergenza questa sera, volevamo riformare il Blue Island ma sono i pezzotti del Blue Island. Niente, cerchiamo di mantenere per il secondo tempo con la tattica del contropiede e alla Mondonico palla avanti e pedale. Secondo te da migliorare più reparto difensivo o in attacco? No, offensivo, sta solo Gianni che sta giocando e purtroppo non può fare tutto da solo. Questa è la lotta di Alessandro Passarelli. Va benissimo, bocca al lupo. Fine primo tempo sull'1-1, partita molto equilibrata, peccato per le parate del portiere avversario, ottima acconciatura, grazie. Cosa mi dici? E niente, voglio ringraziare Grich, il mio acconciatore di fiducia, la partita cerchiamo di sbloccarci nel secondo tempo, dai. Secondo te cosa c'è da migliorare per portare a casa questi tre punti che probabilmente vi daranno la qualificazione? Alessandro dovrebbe di birra e di fregna, il baffo si impregna. Baffo e cosina sempre. Va benissimo, bocca al lupo. Appena terminato l'incontro tra Magici e Blue Island, partita bellissima, terminata sul 2-2 proprio nel finale. Siamo qui con il migliore dei suoi, Orlando, e il migliore in assoluto, Murante. Partiamo da te, Orlando. Per voi oggi partita sempre sulla difensiva, pareggio arrivato all'ultimo con gol di Cimino di testa, peccato per il rigore sbagliato. La presa di testa. Spalla. Ok, e quindi è spalla. Confermo. Questo è un gol alla vecchia Blue Island, diciamo alla squadra vecchia che quando segnavamo sempre comunque per fortuna, comunque grazie al fatto di impegno, che comunque tecnicamente penso che si è visto, siamo stati nettamente inferiori e abbiamo difeso tutta la partita e abbiamo preso un pareggio miracoloso. Sì, ma perché avete difeso tutta la partita? Perché non avevamo giocatori in grado di fare una fase offensiva decente. Infatti oggi c'era solo Gianni davanti e Gino, io e Gino eravamo appena tornati da Amsterdam, quindi eravamo completamente fusi e questo diciamo è l'epilogo della situazione. Va bene, vuoi fare una dedica a qualcuno? No, saluto solo mia cugina che oggi mi ha mandato un messaggio e non ho risposto. La sai per la cantata di Badeng, tra l'altro, tra parentesi. Va bene, in bocca al lupo. Ciao. Passiamo da Murante. Murante, per voi oggi ottima prestazione in attacco. Purtroppo ci siamo distratti alla fine, non abbiamo retto l'incontro. Hanno difeso, è vero, tutta la partita, ma non siamo stati cinici, quindi... Sì, magari secondo te proprio il cinismo è mancato sotto porta, sì, oppure sì, anche sì, qualcos'altro? Il fiato, ciò che manca in alcuni di noi, ma non faccio nomi per rispetto. Va bene, a buon intenditore diciamo. Poche parole, è vero. Va bene, secondo te questo pareggio non è valsa a nulla per le due squadre? Non è passato nulla, ma è un principio, ci può stare. Sì, ricordiamo alla lunga. I tanti match tra Blue Island e Magici. Tantissimi. Va bene, per te la medaglia di migliore in campo, a chi vuoi dedicarla? Alla mia famiglia. Va benissimo, in bocca al lupo. Grazie. Ciao ragazzi. Arrivederci.